Apertura ufficiale della seconda edizione del premio Anita Ekberg qui a Palazzo Ferraioli a Roma, ideato, voluto fortemente dalla dottoressa Sara Iannone. Allora Sara, intanto precisiamo perché siamo qui, perché noi vogliamo sentirci questa sera vicini al mondo del cinema, del teatro, agli attori. Sì, è una serata che io la mia associazione ha deciso di dedicare a questa grande icona, musa di Fellini, icona del cinema, Anita Ekberg. L'abbiamo pensato già nel 2015 e oggi è un anno, ricorre un anno la morte di Anita Ekberg. E noi l'abbiamo fatto in onore non solo di una grande attrice che ha portato nel mondo, Roma non ha bisogno di muse o di testimonial, ma la torre, la Fontana di Trevi nel mondo è di Anita Ekberg e della Dolce Vita, ma l'obiettivo vero, l'obiettivo è quello di riuscire a lavorare poi durante l'anno e non solo in questa occasione, questa diciamo è la punta di diamante di quel lavoro che noi faremo tutto l'anno, per lavorare attorno a tutte le problematiche per la promozione e rivalutazione della dignità del lavoro degli artisti, che siano pittori, che siano attori, che siano ballerini, che siano scultori, del mondo dell'arte. Quindi questo è lo spirito con cui noi dedichiamo ad Anita di questo premio. Cade nel periodo di carnevale e anche questo non è casuale. Il fatto che venga, che si faccia in questo periodo è perché a mio avviso il carnevale è una sintesi meravigliosa di quello che è la maschera e il teatro e i costumi e il cinema. È il massimo, rappresenta per il popolo, rappresentava nell'antichità il sovvertimento dei ceti sociali e l'opportunità di potersi rivalere, di trasformarsi, è una cosa bellissima. Quindi questa sera abbiamo moltissimi ospiti, moltissimi premiati. Ecco, facciamo solo un escursus sui quattro premiati, brevissimo: abbiamo Elena Russo, abbiamo Maria Rosaria Maggio, Daniela Poggi, Marco Leonardo. Perché abbiamo scelto loro? Sì, perché sono, no, faccio un fatto di età, perché abbiamo premiato invece anche tutti i grandi attori della commedia italiana degli anni 60, 70 e 80, ma proprio per le loro qualità, per come sono impegnati, anche per i tipi, per il tipo anche di ruoli e di lavori scelti, e quindi ecco, insomma, diciamo è caduto su di loro l'attenzione da questo bel comitato con Pupi Avati, con Antonio Paris, Pietro Innocenti, Massimo Scicchitano e Michele l'avvocato Michele Lofoco. Quindi sono loro così che hanno contribuito ed hanno aiutato. Grazie, allora lo possiamo aprire veramente ufficiale. Diamo il via, sì, alla premiazione, grazie.